Questo festival è nato così, con un semplice battito di mani. Anni ne sono successe, diciamo, di cose, di festival. Ecco, ma se dovessi dire che cosa ti ha emozionato di più, no? Adesso hai parlato, ma che cosa sono, diciamo, quelle cose che ti emozionano di più ogni volta che vieni al festival? Ma è quello che mi emoziona adesso. Sentite che silenzio. La città è in silenzio in questa fase. Siamo in una piazza, in un corso. È difficilissimo mantenere il silenzio, vuol dire che c'è un livello di attenzione e di voglia di ascoltare. Stasera, meritatamente me, ma in generale gli artisti lo hanno rilevato tutti, il silenzio e l'attenzione e anche la competenza, perché poi le persone ci scrivono, ci chiedono, incontrano gli artisti. Abbiamo fatto una serata particolare, una serata in cui abbiamo raccontato aneddoti, storie, racconti di quello che è successo in lungo periodo, che poi in realtà è volato, ma che ci ha visto crescere, che ha visto il festival qualificarsi a livello regionale ma anche nazionale, con personaggi del mondo del teatro. Abbiamo avuto oltre 100 tra attori e musicisti, con un'altissima qualità degli spettacoli. E la cosa che mi fa più piacere è che è cresciuto nel pubblico la consapevolezza che fossimo una città che riesce a fare teatro, teatro di un certo livello, e quindi la folta presenza di pubblico ci dà particolarmente piacere. Il Corsaro Nero di Emilio Salgari o Salgari, con la banda musicale Città di Fossombrone, diretta da Marco Fratini, clarinetto solista Fabio Battistelli, voce recitante Francesca Gabucci, musiche originali di Luciano Garosi, tavole originali di Milo Manara. Il Corsaro Nero è una storia che mi affascina da quando ero bambino, perché ero uno dei tanti ragazzi. Oggi forse non si conosce più Salgari, però ai miei tempi ancora lo si leggeva e lo si amava. Quindi quando mi è stato proposto di scrivere le musiche per questa storia ne sono stato veramente entusiasta. È un grande affresco ottocentesco, e l'ispirazione è data dalla stessa trama, dall'amore, dall'avventura che mi ha fatto sognare da ragazzo, e quindi ho provato con queste musiche a far sognare il pubblico. La folgore s'avanzava rapida come una rondine di mare, fendendo le acque sfolgoranti col suo sperone. Cominciava allora ad albeggiare. La grande bandiera del Corsaro era stata calata a mezz'asta in segno di lutto. Il tocco di una campana echeggiò sul quadro di poppa. Tutti gli occhi si erano fissati sul Corsaro Nero, la cui figura spiccava stranamente sulla linea grigiasta dell'orizzonte. Pareva che in quel momento il formidabile scorridore del Gran Golfo avesse assunto forme gigantesche. Uomini del mare, uditemi, lo giuro su Dio, su queste onde che ci sono fedeli compagne, sulla mia anima, che io non avrò bene sulla terra finché non avrò vendicato i fratelli miei spenti da Van Guld. Che le folgori incendino la mia nave, che le onde mi inghiottano assieme a voi, che i due corsari che dormono sotto queste acque, negli abissi del Gran Golfo, mi maledicano, che la mia anima sia dannata in eterno se io non ucciderò Van Guld e sterminerò tutta la sua famiglia come egli
ha distrutto la mia. Uomini del mare, mi avete udito? Sì! Una cosa per me d'impatto e difficile è stato l'incontro da un lato con la banda, ma da un lato è anche stato facilitante, perché seguire la loro musica per me è stato fonte di ispirazione anche per l'interpretazione. Sicuramente è un testo molto maschile che parla di filibustieri eccetera, però ha un cuore femminile nella bella fiamminga di cui si innamora il corsaro, e quindi io che non ho grande dimistichezza con questo testo, che pure è un gran classico, ho provato a tirar fuori tutte le mie note maschili e virili, ecco, di questa interpretazione possibile. Nave a largo, sotto vento! A quale distanza? A 5 o 6 miglia distingo i suoi fanali. Uomini in coperta! A me la barra, uomini del mare in caccia! Un solo miglio separava le due navi. Sulla nave spagnola si vide un bagliore illuminare il ponte. Poi una fragorosa detonazione si distese sui neri flutti, perdendosi nei lontani orizzonti con un rimbombo cupo e prolungato. La folgore precipitava la corsa, mostrando alla nave nemica il suo alto sperone. Correva come un nero uccello armato d'un rostro formidabile. Un fracasso spaventevole scoppia a bordo del vascello di linea. Lampi di fuoco illuminano la notte. I 7 pezzi di tribordo e di 2 cannoni da caccia della coperta hanno vomitato contro la nave corsare i loro proiettili. Le palle fischiano fra i filibustieri, attraversano vele, recidono corde, si sprofondano nella carena o sfondano le murate, ma non arrestano lo slancio della folgore. Guidata dal robusto braccio del corsaro nero, piomba con tutto impeto sul grande vascello. La voce del corsaro tuonò fra il rimbombo delle artiglierie. Imbroglia la maestra e la gabbia, contraccambia il trinchetto, cazza l'aralda, uomini del mare all'abbordaggio! A me, filibustieri! La lotta diventa spaventosa, terribile. Il corsaro nero 3 volte trascina i suoi uomini all'assalto del cassero e 3 volte viene respinto. I filibustieri si arrampicano sulle griselle per calarsi giù dai paterazzi dell'albero di mezzana o attraverso le sartie di poppa, si aggrappano alle bancazze, corrono sulle murate e piombano da tutte le parti addosso agli ultimi difensori del disgraziato vascello. Il corsaro nero spezza quella muraglia di corpi umani. La sua lama fischia come un serpente, batte, ribatte i ferri, colpisce a destra, a manca. Nessuno può resistere a quel braccio, nessuno può parare le sue botte. Milo Manara, tavole originali splendide, così come la musica originale di Luciano Garosi era splendida, per me che la sentivo per la prima volta oggettivamente, e devo dire che anche la lettura, per quanto poco io abbia potuto provarla, è stata incredibilmente immediata. Cioè molto, molto scorrevole, semplice, e mi suggeriva così tanto, ecco, emozioni fresche che ho cercato di trasmettere al pubblico. Certe serate meritano di essere celebrate con il degno tempo e spazio che richiedono. Prego, invito Opera Ilaria a consegnare tramite il sindaco, primo cittadino che premierà Francesca. Complimenti Francesca. Prossimo appuntamento è martedì 11 luglio alle 21.30 con Marco Bocci in Sonata Kreutzer, con al violino Davide Alogna, al pianoforte Giuseppe Gullotta, su musiche di Ludwig van Beethoven,
con adattamento a cura di Riccardo Ventrella, ideazione e direzione artistica a cura di Elena Marazzita, produzione e distribuzione Aida Studio Produzioni. Concludiamo mercoledì 26 luglio con Valeria Solarino in Il sesso inutile di Oriana Fallaci, sax Javier Girotto, chitarra Giulio Tampolini, musica di Girotto e Tampolini, ideazione e direzione artistica a cura di Elena Marazzita, produzione e distribuzione Aida Studio Produzioni. Quindi anche quest'anno un grande cartello con un bel ricordo di questa magnifica serata dove abbiamo ripercorso 20 anni della nostra storia.